Porco Diaz. Testa di cazzo. Era nella tua corsia? Era nella mia corsia, sì. Figa. E non ho visto perché eri un po' dopo. Ho dovuto buttarmi giù ancora di più per tirarla in dentro, perché gli stavo andando addosso. Cioè, mi stava venendo addosso. Eccoli, ci siamo fermati in questo punto panoramico, veramente molto bello. Non abbiamo ancora pranzato e sono le 4 meno 20 del pomeriggio perché non abbiamo trovato un posto adatto a pranzare. Là c'è una roba che non capisco cosa sia. Un cartello. Un cartello. E chi cazzo lo deve leggere in cima a una montagna? Ma boh, vabbè. Comunque vi facciamo vedere il paesaggio che c'è da qua. Luna che ha fame, che tra poco mi stresserà. Le moto. Quello... è il cartello, non so che cartello possa essere in cima a una montagna. Questa è la vista che c'è giù, un po' torbido, però vabbè. Là c'è il mare, là dove c'è quel promontorio c'è casa, molto bello. Adesso risaliamo in moto e l'avanti c'è dell'ombra, vediamo se riusciamo a fermarci da qualche parte a mangiare qualcosa prima di arrivare a casa. Moments later. In realtà non siamo ripartiti, ma ci siamo spostati di 100 metri più in basso all'ombra, e anche se tra un'ora e un quarto siamo a casa, perché da qua si vede, avevamo troppa fame, poi sono le 4 del pomeriggio, facciamo merenda. Metà panino. Metà panino per uno. Poi a casa facciamo l'aperitivo rinforzato con la birra. Giusto. Che mentre si guida... perché è chiusa. Poi in realtà più che mentre si guida è che la birra diventa calda. Esatto. E la birra calda fa cagare. Comunque vi faccio vedere anche qua, perché l'ho messo nelle storie di Instagram, ma qua nel video non l'avete visto. Ho spiaccicato una roba gigante e ha lasciato tutte le larve ovunque. Moto, casco, uno schifo veramente. Ah, delle larve sono qua, parlo con la bocca piena. L'impatto principale è stato qui. E ci sono larve ovunque. Buon appetito. Ci rivediamo tra 5 minuti in moto. More moments later. Ma cosa dobbiamo comprare al supermercato? Latte detergente, filo interdentale, patatine, nonno, le olive, la mozzarella. Bene fans, rieccoci, abbiamo mangiato mezzo panino a testa in questa insenatura naturale fatta in cemento armato. Adesso ripartiamo. Facciamo tutta la discesa qua di Talana. Se il navigatore mi si gira nel verso giusto è anche meglio. Non si gira nel verso giusto, così non si capisce una fava. Allora, ti vuoi girare? Hola. Adesso riprendiamo la discesa verso Talana. Strada molto bella, super panoramica. Avevano ragione a consigliarcela. Però guardate che vista che c'è. Hai visto la strada da qua? Sì. Sembra bella, sì. Figata. Chi dobbiamo ringraziare? Roberto. Che ci ha detto, andate, passate da Talana. Da fare in discesa secondo me è meglio, perché siede meglio il mare. Sì. Questa è molto panoramica, bella. Molto panoramica, ma fa anche un po' cagare l'asfalto. Però vabbè, il panorama compensa l'asfalto. Ma che roba, siede tutto, eh. Noi dritti. Ma quello è il paese, Talana? Talana. A Talana si spara.
come si spara? Sì. Perché? È perché si annoiano e fanno il tiro al cartello. Ma quello dappertutto. Siamo arrivati a Talana, un paese con vista. Sempre le case finite a metà? Quello sempre. È una città arroccata, eh. Sì. Guarda quello che ha fatto la casa in alto, che vista della Madonna che deve avere. Sì, però sono sempre lontano dal mare. Eh sì, sei un posto un po' sperduto. Però c'è una vista della Madonna. Deve fare la casa al mare e la casa in montagna. D'inverno viene a vivere qua, d'estate va a vivere giù. Madonna, qua fa caldo di brutto di nuovo. Sì. Lo passa con prepotenza? Ed esce così dalla curva bruciandola. Che fun. Che fun veramente, sì. Beh, il panorama rimane sempre là davanti con il mare. Man mano che si scende ovviamente si vede di meno. E certo. Qui stringeva di brutto. Questa è bella. Questa è molto bella, sì. È anche tenuta bene. Questa strizza un po' l'occhio alla 125. Sì, un po' gli assomiglia, dai. Guarda come si mettono nel tornante. Bello questo fiume. Sembra secco, tutto secco qua. Tranne noi siamo enormi. Che arroganza. Porco Diaz. Testa di cazzo. Era nella tua corsia? Era nella mia corsia, sì. Figa. Non ho visto perché eri un po' dopo. Ho dovuto buttarmi giù ancora di più per tirarla in dentro perché gli stavo andando addosso. Cioè, mi stava venendo addosso. Bella divertente, eh? Sì, a parte la gente che ti fa le curve nella tua corsia. Occhio che c'è un camper che ha fatto di nuovo tutta la curva nella mia corsia. Sì, ho superato. Pensa che anche questa è vicino casa. Sì.
E niente, le strade più belle della Sardegna sono in Ogliastra. Esatto. E si va a recuperare il Qashqai? Mica si andava a recuperare il Qashqai? Eh? Hai detto, e si va a recuperare il Qashqai e poi sei lì ferma. Vabbè, perché stavo andando alla velocità normale. E recuperiamolo sto Qashqai. Aspettiamo Luna. E lo riprende? Vai sempre dritta per altri 5 km tanto. Minchia, va avanti per un bel pezzo. Minchia, è lunghissimo. Rettilineo, la linea continua. Linea continua. Solo in Italia. Vabbè. Li abbiamo incontrati prima quelli. Sì, è vero. Strada hanno fatto. Hanno fatto il giro al contrario magari. Ah, siamo allo Zorai. Ah, ho capito dove siamo. Tipo qua c'è il mini golf in questa zona. Spegni la GoPro. Adesso mi direi, si è impallata? No. Aspetta che spengo anche quella sulla ruota, che tanto fino a su di là non c'è un cazzo. Luna? Guarda le capre che si incornano. Beh. Guarda che prenderà di forza. Pam. Ra. Pam. Porca vacca che secca. Che legnate che si tirano. E gli sta dicendo testa di c***a. L'ho vista prima io quella fagiana. Mamma mia. Ma sei forte. Già forte sì. Poverini. Ciao amori. Guarda che scodinza. Guarda ancora va sul sotto proprio. Pam. Ma sì, ma sta lì. Oh, ma si sentono le botte da qua. Questa dura che c'hanno. Per quello che quando uno stupidisce sei proprio un caprone. Allora, che significa anche quello? E dice, testa di c***o, cosa fai? Questo qua è il più anziano, secondo me, perché c'ha le corna più lunghe.